Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina dedicata alla scuola e partiamo dalla visita all'Aquila del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Cerchiamo altri spazi perché è evidente che li dobbiamo trovare, ha detto il Ministro dopo aver parlato con il Sindaco Pierluigi Biondi e la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonella Tozza è a margine di una visita al cantiere della nuova scuola Mariele Ventre. Io sono qui apposta per collaborare con tutti, con gli enti locali e dare una mano. I soldi li abbiamo, le risorse le abbiamo messe, quindi adesso vi chiedo solo una cosa: lasciateci lavorare perché non vogliamo fare altro. Questo governo investe finalmente sulla scuola, i problemi delle cattedre ci sono sempre stati, ma abbiamo bandito concorsi per 80.000 persone e in più quest'estate si faranno le normali immissioni di ruolo. Le famiglie possono stare veramente tranquille perché riporteremo tutti i loro figli a scuola, cioè i nostri studenti torneranno a scuola. Il 1° settembre tutti quelli che dovranno sia recuperare l'apprendimento sia potenziarlo e insieme alle regioni abbiamo stabilito l'inizio per il 14 di settembre per tutti gli altri. Ascoltiamo ancora un altro estratto delle dichiarazioni del ministro all'Aquila. La scuola non è una lotteria, noi dobbiamo ricominciare e andare tutti a scuola, nessuno studente resterà fuori dalla scuola, il nostro compito è riportarli tutti in classe. La ricostruzione deve accelerare. Sì, adesso noi partiamo da un presupposto, abbiamo gli spazi già presenti, questi andranno modernizzati con ambienti di apprendimento nuovi, poi grazie alla nostra collaborazione, dello Stato tutto insieme, Ministero ed enti locali, ne troveremo degli altri e infine metteremo l'organico, l'organico in più sia del personale docente sia del personale ATA per ripartire tutti insieme. E la provincia di Pescara ha ricevuto 750.000 euro per l'adeguamento alla normativa Covid delle scuole superiori di sua competenza. L'ente, attraverso il suo presidente Antonio Zaffiri, lamenta la scarsità dei fondi e l'incertezza rispetto alle linee guida da seguire a 2 mesi e mezzo dal ritorno a scuola. Ascoltiamo un passaggio della diretta andata in onda nel TG6 delle ore 14. Vediamo. Sinceramente non sono preoccupato, non siamo preoccupati delle vacanze estive, come farle o se non farle, siamo preoccupati dell'incertezza, non abbiamo delle linee ben definite, non abbiamo come agire, come comportarci, è ancora tutto un po' confusionaria e questa cosa qui ovviamente ci crea un po' di problemi sia a noi come presidenti di provincia, ai tecnici, ai dirigenti scolastici. E questi 750.000 euro, secondo lei sono fondi sufficienti o vi aspettavate qualcosa in più? Chiederete di più al governo considerando le criticità che c'erano e quelle che sono sopraggiunte dal mese di marzo? Allora, come si diceva prima, non sappiamo se sono sufficienti o no. Una cosa è certa, che la situazione era drammatica e quindi sicuramente quando si metterà mano si dovrà intervenire anche sulla parte straordinaria, non è solo distanziamento sociale o emergenza Covid. C'erano tante cose che non andavano bene prima e si andranno a sistemare perché poi si va a sommare, quindi sarà molto difficile che questi fondi saranno sufficienti. Quindi chiederemo di più al governo. Ma soprattutto il governo dovrà avere le idee chiare di quello che dobbiamo fare. Non ci deve caricare solo di responsabilità ai sindaci, ai presidenti di provincia. Il governo aveva una grande possibilità e anche questa volta ha perso l'occasione perché aveva la possibilità di nominare commissario straordinario, visto che ha nominato i sindaci e i presidenti, il parlamentare del Rio, Graziano Del Rio, visto che è stato presidente ANCI ed è stato anche il ministro per gli enti locali, chi meglio di lui poteva essere nominato commissario straordinario in questa situazione? Quindi avrebbe avuto la possibilità di dimostrare ciò che lui riteneva delle province precedentemente, in quanto le province non servono a nulla in questo momento e in questa fase le province sono ritornate ad essere indispensabili. Il vicepresidente dell'ANCI e sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha fatto il punto sulla questione scuola. La responsabilità delle misure di sicurezza anti-Covid, infatti, ricadranno sugli enti locali. Il servizio di Giuseppe Dintino.
Si torna a scuola il 14 settembre. Bisognerà garantire un metro di distanza tra gli studenti e per ora nessun obbligo riguardo le mascherine. Sarà infatti il comitato scientifico ad inizio settembre a valutare le misure da adottare in base all'andamento del contagio. Queste le direttive del Ministero dell'Istruzione, mentre per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, la possibilità di scaglionare entrate e uscite e il trasporto degli studenti, tutto ricadrà sugli istituti e gli enti locali. Il sindaco di Chieti e vicepresidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani, Umberto Di Primio, parla di scarico di responsabilità. Quando si parla di scarico di responsabilità è difficile poi trovare una giustificazione. In verità qualcuno che avrebbe dovuto con chiarezza, e ce n'è stato di tempo, dire ai comuni e quindi anche alle scuole quello che si doveva fare, quello che si sarebbe dovuto fare in vista della riapertura dell'anno scolastico, l'unica cosa che è stato in grado di fare è dirci che il 14 settembre si aprono le scuole. Per il resto vi è ancora tantissima, troppa confusione, un governo balbettante che non dice mai la stessa cosa la sera detta al mattino, e quindi questo oggi è il risultato. Siamo all'inizio di luglio con i comuni che dovranno fare le corse per capire come gestire le scuole, come gestire le presenze sugli scuolabus e così via discorrendo. Il sindaco ha convocato i dirigenti degli istituti scolastici del capoluogo teatino. Questo probabilmente sarà l'ultimo nodo da sciogliere per Di Primio nel ruolo di primo cittadino prima delle elezioni amministrative di settembre. Ci sono due misure tra le quali sulle quali avere molta attenzione. La prima è quella dei 330 milioni di euro che sono stati stanziati dal governo per gli adeguamenti alle scuole italiane, quindi tutte, e qui il bando scade il 3 di luglio e quindi dovremo correre perché ci sia la possibilità di attingere a quei finanziamenti. E poi c'è invece il DL 28, cioè il DL Rilancio Italia, così è stato chiamato, che prevede delle somme in favore dei comuni, per quel che riguarda il comune di Chieti 450 mila euro per 32 plessi scolastici, però capite bene che è una inezia rispetto a quanto sarebbe per davvero necessario se volessimo fare in modo che i nostri figli, che i nostri ragazzi vadano a scuola con un distanziamento garantito di un metro e con tutte le altre accortezze che sono richieste in questo momento. Sono accortezze necessarie, sono misure indispensabili, segnalo soltanto che ancora una volta la responsabilità ricade sui sindaci, sui dirigenti scolastici, senza che però questi siano dotati delle necessarie risorse per poter fare interventi che non sono di manutenzione ordinaria, ma a volte sono di manutenzione straordinaria. Ci spostiamo a Teramo. L'esito del lodo arbitrale fa esultare gli attuali vertici della Ruzzoreti, che si ritengono legittimati dalla sentenza. Il ricorso di illegittimità contro il CDA dell'ente era stato avanzato dal Comune di Teramo. Il sindaco D'Alberto si ritiene anche lui soddisfatto dalla stessa sentenza, che dimostrerebbe quanto da lui sostenuto. Il servizio di Tania Bonici Castelli. La Ruzzoreti comunica trionfalmente l'esito favorevole all'ente derivante dal lodo arbitrale sul ricorso avanzato dal Comune di Teramo contro l'illegittimità della composizione del CDA dell'ente. In buona sostanza però il lodo recepisce semplicemente che non esiste più materia del contendere, visto che l'attuale CDA presieduto da Alessia Cognitti insieme ad Alfredo Grotta e Alberto Fagotti è altra cosa rispetto a quello precedente costituito da Antonio Forlini e gli stessi Cognitti e Grotta, contro il quale il Comune di Teramo era intervenuto. Forlini infatti si dimise da presidente, rimanendo però consigliere del CDA. Di fatto nessuno si è espresso contro l'illegittimità dell'elezione di Alessia Cognitti a presidente della Ruzzoreti, che oggi non risparmia polemiche alla posizione assunta dal Comune di Teramo. La sentenza, mi dispiace di sembrare un po' didattica e didascalica, ma mi tocca leggervela, è certamente inammissibile l'impugnativa, infondata la censura per la mancanza di motivazione, dice il collegio. Dice ancora, infondata la censura sulla violazione dell'articolo 20, cioè tutte le ragioni del loro ricorso sono state ritenute infondate. All'esito di questo ragionamento complesso del collegio arbitrale si dice, in ogni caso il CDA si era dimesso, quindi potevi tranquillamente chiudere la causa qui. Non pago, hai proseguito, nonostante fosse cessata la materia del contendere, sbagliando anche lì, perché loro hanno proseguito chiedendo la condanna a un danno erariale che è stato rigettato, ritenendo che non vi fossero neanche le allegazioni di questo danno erariale. Insomma, cioè veramente questa è una Waterloo per il Comune di Teramo di dimensioni apocalittiche, e veramente riferirsi ai cittadini prendendo in giro in questo modo da parte sua è drammatico.
Il sindaco D'Alberto esprime invece grande soddisfazione definendo questo il lodo della verità, che di fatto riscontrerebbe l'illegittimità della delibera impugnata dal comune. Questo è il lodo della verità che dimostra ciò che stiamo dicendo. Primo aspetto, che la diciamo così, che quella operazione fittizia delle finte dimissioni di gennaio da parte dell'attuale CDA con la garanzia di essere rinominati aveva una sola finalità, che era quella di far venir meno un ricorso che li avrebbe visti perdenti. Non lo dico io, lo dicono gli arbitri, lo dice il lodo, dove si dice chiaramente che il primo atto che fanno i nuovi vecchi amministratori, in gran parte vecchi amministratori, è quello di dire: scrivete subito all'arbitrato e dite che abbiamo sanato, perché c'era quel vizio che ci avrebbe dichiarato illegittimi. E quindi questo è il primo aspetto. E poi il secondo, molto più importante, che tra i motivi che abbiamo sollevato, alcuni non sono stati accolti, ma è evidente che ci sono sempre diversi motivi di un ricorso, è stato accolto uno dei motivi importanti, pesanti che abbiamo sollevato e che di fatto rappresenta che c'era un vizio su quella nomina che era illegittima, perché non era stata trasmessa all'ente di controllo, nel senso che l'ente di controllo che deve tutelare sulla gestione della società, soprattutto per tutelare i cittadini, per tutelare i comuni, non aveva ricevuto la delibera, quindi tutto è stato fatto assolutamente in mancanza di controllo, in mancanza di trasparenza, e quindi quella nomina era illegittima. Cambiamo ancora pagina e ora siamo al bollettino del coronavirus. Segna un più 2 la casella dei positivi al Covid-19 con la pandemia che però resta sotto controllo in Abruzzo. Il servizio di Alfredo Primante. Due nuovi contagiati, uno in provincia di Pescara, l'altro in provincia di Chieti. È il bollettino odierno dell'emergenza coronavirus, che in totale tocca quota 3.289 casi positivi al Covid-19. 32 persone, meno una rispetto a ieri, sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva, mentre la terapia intensiva si è svuotata. Gli altri 138, meno 26 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi ci sono 464 pazienti deceduti, numero invariato rispetto a ieri. 2.655 sono le persone guarite, che aumentano di 29 unità, 2.593 quelle che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono negative a due test consecutivi. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 170, con una diminuzione di 27 unità rispetto a ieri. Nel totale dei casi positivi, 225 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 819 in provincia di Chieti, 1587 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 25 vengono da fuori regione, mentre per un caso non è stata indicata la provenienza. Da ieri sono tornati operativi i punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo, nella Marsica. La Regione e la ASL 1, dopo le polemiche di inizio giugno, hanno mantenuto la promessa fatta ad amministratori e cittadini. Il servizio. Impegno mantenuto. La direzione dell'ASL 1 aveva comunicato che entro il 30 giugno avrebbero riaperto i punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo, e così è stato. Importante è stato anche il sopralluogo che abbiamo fatto in tutta la struttura, dove abbiamo evidenziato che nel corso degli anni sono state sospese, o meglio chiuse, diverse attività, per cui adesso attraverso un cronoprogramma insieme al direttore Testa abbiamo avviato la possibilità di riaprire dei servizi. Che ruolo avranno i punti di Pescina e di Tagliacozzo all'interno della rete ospedaliera abruzzese? Sì, noi abbiamo fatto una rete ospedaliera Covid, adesso ci avviamo a strutturare una rete territoriale Covid, per cui i presidi di primo intervento senz'altro rientreranno in questa rete e daranno quei servizi di cui c'è bisogno sul territorio. Parlando invece del progetto del nuovo ospedale di Avezzano, c'è stata di recente una riunione dei medici del pronto soccorso, ci saranno altre riunioni in seguito, a che punto siamo? Stiamo concludendo l'iter della presentazione al Ministero della rete ospedaliera, perché è la condizione per poi avere tutti i fondi finalizzati, che sono già lì in deposito al Ministero, che ci daranno la possibilità di avviare l'ospedale nuovo.
Direttore generale dell'ASL 1, dottor Roberto Testa, oggi la riapertura dei due punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo, una promessa mantenuta? Assolutamente sì, nessuno ha mai dichiarato, nessuno ha mai detto che non venivano riaperti questi due presidi, sono stati chiusi momentaneamente per le motivazioni che sappiamo, per una situazione emergenziale che ancora non è terminata. Dunque oggi la riapertura dei due punti di primo intervento di Pescina e Tagliacozzo, ancora alcuni servizi sono sospesi, riapriranno a breve, intanto a Tagliacozzo è arrivato un nuovo macchinario. Sì, a Tagliacozzo è arrivato un nuovo macchinario, un telecomandato che si aspettava da tempo, questo anche nell'ottica della programmazione aziendale, era un'apparecchiatura approvata nel novembre del 2019, altre apparecchiature stanno arrivando e c'è una grande attenzione sul territorio, perché chiaramente il territorio può drenare tutta una serie di attività che possono essere fatte tranquillamente senza andare a ingolfare i presidi ospedalieri, e le attività stanno riprendendo gradualmente e stanno riprendendo mantenendo tutte le regole del distanziamento, del pre-triage, di tutto quello che prevede questa fase emergenziale che, ripeto, ancora non è finita, e quindi bisogna stare sempre molto attenti e garantire la ripresa dell'attività in massima sicurezza, sia per gli operatori e sia per gli utenti. La FITA CNA Abruzzo esprime forte preoccupazione per i cantieri autostradali e i forti rallentamenti, chiedendo un incontro urgente con il responsabile del settimo tronco di Società Autostrade, il servizio di Paolo Renzetti. Diversi cantieri sulle autostrade abruzzesi, la CNA esprime forte preoccupazione, e un'estate calda sotto questo punto di vista, è caso di dire. Eh sì, le nostre imprese di autotrasporto sono molto preoccupate per quello che sta succedendo in A14, perché il combinato disposto dei sequestri della magistratura sui viadotti della A14 e i lavori nelle gallerie per la messa a norma in base alla normativa antincendio di fatto creano dei disagi impressionanti per le nostre aziende, con degli allungamenti di tempi di percorrenza enormi e con grosso disagio sia per la consegna delle merci sia per gli autisti che si trovano bloccati in queste interminabili code. Cosa dite, cosa chiedete a Società Autostrade? Noi abbiamo proprio ieri inviato una richiesta ad Autostrade per l'Italia di un incontro urgente con il direttore del settimo tronco, che è quello che gestisce l'area tra l'Abruzzo e le Marche, dove chiediamo innanzitutto di conoscere un cronoprogramma preciso dei lavori che verranno effettuati e per sapere anche per quanto tempo ancora dovremo subire questi disagi. Non dimentichiamoci che andiamo incontro all'estate e quindi c'è il rischio che, a fronte di un esodo di turisti che si recheranno al sud Italia per andare a fare le vacanze, si creino delle situazioni peggiori di quelle che sono verificate nelle vacanze di Natale. Chiediamo di sapere quando verranno dissequestrati i viadotti che sono stati sequestrati dal GIP di Avellino e quando verranno messi a norma con la sostituzione dei New Jersey che sono stati oggetto dei sequestri. E infine chiediamo ad Autostrade per l'Italia se non sia il caso di fare uno sconto al pedaggio, al pagamento della tariffa del pedaggio, dal momento in cui l'autostrada oggi come oggi non è più di fatto un'autostrada, perché viene percorsa a delle velocità risibili, e quindi ci sembra giusto e corretto da parte di Autostrade per l'Italia che si attui una scontistica sulla tariffa del pedaggio. Torniamo a Chieti, Bruno Di Iorio ufficializza la sua candidatura. Non sono un politico, il mio è un progetto civico, ha dichiarato il medico. Sarà sostenuto da Italia Viva e dai ribelli di Forza Italia. Vediamo. È ufficiale, Bruno Di Iorio vuole fare il sindaco di Chieti. Medico di famiglia, con la passione per i cani e il Chieti Calcio, sarà sostenuto da Italia Viva e dal gruppo teatino di Forza Italia. Queste sono due aree politiche totalmente opposte, che però si sono scorporate dal progetto politico, dai segni classici di partito. Questo è un progetto civico per la nostra città, per Chieti. Io sono un personaggio non politico, non partitico. Mi hanno chiamato questi personaggi che hanno accettato di parlare soltanto di Chieti, a prescindere da quelli che sono gli interessi nazionali politici, e quindi io mi sono prestato, e l'ufficialità adesso la posso dichiarare, perché non essendo più un bambino, perché purtroppo l'età, capivo che i giochi politici avrebbero portato anche a decisioni all'ultimo minuto che magari confliggevano con la mia persona.
I giochi politici a cui Di Iorio fa riferimento sono presto detti. Forza Italia Chieti è da tempo la spina nel fianco del centrodestra e non aveva alcuna intenzione di sostenere il candidato leghista Fabrizio Di Stefano. Poi l'accordo a Roma tra i leader di partito che hanno imposto l'unità. Ma i berlusconiani teatini si sono ribellati al seguito dell'assessore regionale Mauro Febbo che si è sospeso dal partito. Mauro Febbo ha lasciato, si è autosospeso dal suo partito e si gioca la faccia, si gioca il suo futuro, la sua carriera, ma lo devo soltanto apprezzare e credo che mi dia forza nei confronti della città, perché se la città vede un soggetto politico che viene dietro una persona totalmente teatina che pensa solo a Chieti, io credo che ci faccia gioco in favore sia a me che a Mauro Febbo. Secondo Di Iorio, Di Primio lascia in eredità una città morta. A chi chiede cosa farebbe da sindaco, il medico risponde: rianimare la città. La prima cosa è provare a rianimare, sarà molto difficile, faccio il medico, quando uno sta in rianimazione è molto difficile farlo ripartire. Qua tutto si può fare, perché è una città morta, quindi si può ripartire dal rene, dal polmone, dal cuore che non funzionano. Se mi metto a fare le promesse sul classico politico, vado a Roma a chiedere finanziamenti, ma che fa? Ci stanno a lire in giro, a chi vado a chiedere? Cercherò di lavorare come teatino e quelle 100 euro che abbiamo ce le giochiamo per bene la città, devo rivitalizzare le periferie. Io abito in periferia, per tornare a casa devo stare attento ai buchi. Lei è venuta qui alla sala della prefettura, cioè vede quanti buchi ci sono, un capoluogo di provincia si può presentare così. Iniziamo dalla piccola manutenzione, poi progetti futuristici li faremo con calma, pure noi siamo bravi a vendere fumo, ma io non vendo fumo, io faccio fatti, per cui partiamo dalle piccole cose. I lavori di riqualificazione del presidio ospedaliero San Massimo di Penne si faranno. A confermare l'accordo stipulato tra Regione Abruzzo e Ministero della Salute, i consiglieri comunali di Penne, Camplese, Di Vincenzo e Baldacchini. La gara d'appalto per la consegna dei lavori è prevista per settembre. Il servizio di Stefano Recanati. L'ospedale San Massimo di Penne avrà i suoi lavori di potenziamento e riqualificazione. L'annuncio è stato dato, tramite comunicato stampa congiunto, da tre componenti del Consiglio Comunale di Penne, ovvero il consigliere comunale provinciale Emidio Camplese, l'assessore comunale Lorenza Di Vincenzo e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Baldacchini. Il finanziamento complessivo di 12 milioni di euro sembra dunque confermato, visto che la convenzione necessaria tra il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e il Ministero della Salute per dare il via libera a gara d'appalto e cantiere è stata sottoscritta il 9 giugno scorso ed è stata trasmessa allo stesso Dipartimento Regionale della Salute il 22 giugno. A conferma di quanto fu detto nel mese di maggio nel corso del sopralluogo nella struttura Vestina, quando i vertici della Regione Abruzzo ribadirono la rilevanza del nosocomio ufficializzando la previsione di 12 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza del San Massimo, sia sotto il profilo dei sistemi antincendio che della sismica. Dunque, continuano i consiglieri del Comune di Penne, una volta siglato l'accordo si partirà con un cantiere imponente che dimostrerà in maniera tangibile e concreta quanto il governo regionale tenga la struttura ospedaliera della città vestina, con l'obbligo di restituire al San Massimo in tempi brevissimi la sua funzione di ospedale di base pienamente operativo, con un pronto soccorso aperto 24 ore su 24 e tanti nuovi spazi idonei. Con questa notizia, continuano i consiglieri, siamo sicuri di poter mettere fine anche ai dubbi tirati in ballo dal consigliere regionale Domenico Pettinari, il quale nei giorni scorsi, a seguito della lettura del faldone riguardante il progetto di ristrutturazione datato 2013-2014, denunciava la mancanza della convenzione firmata da entrambe le parti e quindi nulla di concreto per quanto riguarda i lavori da effettuare. Dunque, stando così le cose, per settembre potremmo assistere alla gara di appalto dei lavori, ma non prima di aver apportato alcune modifiche alla vecchia progettazione datata 2013. Un pizzico di fiducia per i cittadini dell'area vestina, che tutti i giorni sperano in una ripresa del presidio ospedaliero San Massimo. Una ripresa che dovrà essere sostenuta anche da nuove assunzioni di operatori sanitari che vadano a rinforzare i reparti che in questi mesi hanno lottato con le poche armi a disposizione la battaglia del Covid-19, a dimostrazione dell'importanza di un piccolo ospedale pronto a sopperire alle difficoltà dei grandi ospedali. Lo sport. Marco Tuminello è stato sottoposto a Roma ad un intervento al ginocchio destro dopo la distrazione al collaterale patita a inizio giugno. Operazione seguita dal professor Folker, che in passato ha curato anche Ibrahimovic. Il Pescara intanto prepara il match di dopodomani sera contro la Cremonese, un match fondamentale per il finale di stagione dei biancazzurri. Il servizio.
Nuova operazione per Marco Tumminello. Quest'oggi lo sfortunato attaccante, in un post sui social, ha ringraziato lo staff del dottor Volker Luminare per le problematiche legate al ginocchio, che ha seguito in passato anche Zlatan Ibrahimovic dopo il gravissimo infortunio ai tempi dello United. Volevo ringraziare il dottor Volker e l'equipe americana per avermi messo a posto, mi auguro, una volta per tutte, ma soprattutto chi mi è stato accanto in questo momento difficile. Una carriera travagliata, quella dell'attaccante Scuola Roma, di proprietà dell'Atalanta ed in prestito al Pescara. Prima la rottura del crociato del ginocchio sinistro lo scorso settembre, 2 anni prima con il crotone all'altro ginocchio. Durante il lockdown le Grottaglie contava di averlo a disposizione per il rush finale ed invece in piena preparazione ai primi di giugno un nuovo infortunio, distrazione al collaterale del ginocchio destro e stagione finita. Tumminello ora spera con questo intervento di aver eliminato le cause che lo rendono soggetto a questi gravi infortuni, difficile la sua permanenza a Pescara. Lo stesso presidente Sebastiani al Replay un mese fa aveva detto che la volontà era quella di rinnovare il prestito, ma che sarebbe stato difficile in caso di nuova operazione, come appena accaduto. Intanto il Pescara ha messo nel mirino il delicato match dello Zini contro la Cremonese. La compagine grigio-rossa è la principale delusione della Serie B, costruita per vincere con enormi investimenti del club e fior di individualità, e invece si trova a lottare per non retrocedere e allo stato occupa quel piazzamento play-out che il Pescara vuole tenere a distanza. Sono 5 i punti che dividono la Cremonese dal Delfino e quel pareggio in trasferta che ancora manca venerdì sarebbe grasso che cola. Nel mezzo di una stagione travagliata ben 4 sono state le guide tecniche che si sono alternate: Rastelli, Baroni, Rastelli Bis e Bisoli. Quest'ultimo, dopo le vittorie in trasferta con Frosinone e Ascoli, si è complicato la vita con le sconfitte casalinghe con Benevento e Cosenza e poi il beffardo 3-3 di Salerno. Bisoli, appiedato dal giudice sportivo, non sarà in panchina. Squalificato Arini, a centrocampo potrebbe tornare Castagnetti. Con Migliore, che non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è andato via, Zortea insidia la maglia di uno degli ex, Crescenzi. Sul fronte Pescara rientrano Bettella e Masciangelo. Il primo sarà sicuramente titolare, Masciangelo potrebbe spuntarla su Crecco, scalpita anche Palmiero per un posto in mediana. Dirigerà l'incontro Lorenzo Maggioni di Lecco, con cui i biancazzurri hanno 2 vittorie e una sconfitta all'attivo in 3 direzioni. Il KO è di questa stagione, 2-1 a Cittadella. Magrissimo bilancio dei Lombardi con Maggioni, 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ma nessuna direzione in questo campionato. Circa i precedenti tra le due squadre allo Zini, nelle ultime 2 stagioni altrettanti pareggi per 0-0 e 1-1. Nel complesso 2 le vittorie del Delfino, l'ultima nel 98 per 0-3 con 2 reti di Mauro Esposito, 4 i pareggi e 6 le sconfitte, l'ultima nel 2006, Cremonese-Pescara 2-0. Serie C, lo 0-0 di Catanzaro pone subito fine al cammino del Teramo nei playoff. Francesco Bombagi analizza la stagione ed è pronto a ripartire da una posizione avanzata il prossimo anno, così da confermare la vena realizzativa che lo ha portato a siglare 8 reti prima del lockdown. Sì, è stata una stagione un po', penso ci sia poco da dire, un po' altalenante. Siamo stati delle volte belli, delle volte meno concisi, meno determinati. Ci siamo un po' trascinati questo tram tram tutto il campionato, cercando di trovare la nostra identità, cercando di trovare le soluzioni ai problemi che si verificavano, cercando di conoscerci. Potremmo trovare 1000 attenuanti sul discorso del campionato. L'importante è che credo che quello da cui si deve ripartire sia quest'ultima partita. Penso che se avessimo trovato questo cuore, diciamo, che ci abbiamo messo oggi, per tutto il resto del campionato magari qualche posizioncina in più potevamo averla, però è inutile piangere sul lato versato, come si dice. Ci devi comunque credere, anche se era una cosa molto complicata, sapevamo a prescindere. Siamo usciamo a testa alta, ripeto, abbiamo fatto secondo me la partita giusta. Si potrebbe dire potevamo buttarci più in avanti, magari prendevamo gol, era finita subito. Abbiamo tenuto a galla fino alla fine. Fino all'ultimo abbiamo provato a essere arrembanti, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo rischiando, provandoci fino alla fine. Ci è mancato il guizzo per sbloccare il risultato e magari poter fare un altro tipo di... poter continuare a sognare sostanzialmente. È un peccato per quello che si è visto oggi, perché non abbiamo sicuramente demeritato, anzi siamo venuti secondo me contro una delle migliori formazioni a livello di organico, a livello nella totalità della rosa di questi playoff. Anche se loro come noi sono un po' tardati in campionato, però sono un'ottima rosa nell'individualità, quindi è stata forse una delle peggiori squadre che potevamo trovare.
E il prossimo anno ricomincerai da centrocampista o da attaccante? No, queste cose che domande che rispondono gli allenatori. Però tu come ti sei trovato? Io mi sono trovato molto bene, la verità, mi piace fare la seconda punta, un ruolo che ho ricoperto tante volte, mi piace fare trequartista, mi piace divertirmi là davanti sostanzialmente. Non disdegno il gol, quindi volevo accontentare tutti quelli che mi dicevano supererai il record, non ho fermato il Covid, c'è sta scusa quantomeno. Quindi comunque saresti disposto anche l'anno prossimo a giocare un po' più avanti, ecco. Sì, ripeto, quando tanto è dovuto all'allenatore. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buona serata.